L'agricoltura ha sete, la fornitura di acqua alle aziende allacciate alla rete dei quattro distretti gestiti dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno nel mese di luglio ha sfiorato gli 820.000 metri cubi. Nello stesso periodo del 2020 era ferma sotto i 630.000. In 12 mesi la richiesta è dunque salita del 31%. Una richiesta che sarebbe stata ancora più alta se le produzioni frutticole non fossero state in gran parte compromesse dalle gelate prima le condizioni meteorologiche del mese di agosto inoltre non danno trego alle colture costrette a fare i conti in questi giorni con Lucifero e quindi con giornate infuocate caratterizzate da temperature elevate da assenza di precipitazioni. E se le colture sono assetate anche i corsi d'acqua sono a secco. In questa prima metà di agosto i bollettini dell'osservatorio AMBI sulle risorse idriche non lasciano spazio all'ottimismo. La siccità colpisce duro anche nel comprensorio dell'Alto Valdarno. Sono infatti molti gli interventi organizzati dalle associazioni dei pescatori su tutto il territorio per salvare i pesci nei punti più critici. Un quadro complesso, commenta Serena Stefani, presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. L'andamento degli ultimi anni evidenzia che la funzione dell'irrigazione in termini produttivi e ambientali diventa indispensabile, così come investire nelle infrastrutture idriche.